Un'inchiesta di Striscia la Notizia ha tirato in ballo ieri sera il Pescara e quella sui cosiddetti giocatori gemelli, laddove due società portano a termine compravendite di calciatori con una valutazione eccessiva al fine di iscrivere plusvalenze che diano stabilità al bilancio. In particolare nel TG satirico è finita nel mirino una operazione del 2015 tra Pescara e Vicenza per i giovani calciatori Raffaele Vio, ceduto dalla società adriatica al Vicenza, e Filippo Gambasin, che ha fatto percorso inverso. Entrambi i calciatori sono stati valutati 750.000 euro e successivamente non hanno fatto strada, visto che attualmente militano in società di eccellenza e promozione. Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, nel corso dell'intervento telefonico alla trasmissione Replay di ieri sera, rimanda al mittente qualsiasi illazione e afferma di non aver ricevuto alcun atto che significhi l'apertura di un'inchiesta. Ma vedi Enrico, su queste cose veramente mi viene molto da sorridere, perché purtroppo in questi anni di giocatori, di giovani giocatori comprati o venduti dal Pescara per giocatori di grande prospettiva che magari poi si sono persi per la strada, ce ne sono tanti, e che la Striscia la Notizia fa benissimo a fare queste indagini, però poi dovrebbe fare un distinguo tra le operazioni, quelle che non sono operazioni che non hanno nulla a che vedere col calcio, e operazioni che invece sono di routine, perché può succedere che tu sbagli a valutare un ragazzo, e noi di esempi ne abbiamo avuti tanti, e non con operazioni così, se vogliamo, simulate, di giovani che avevano grande prospettiva e che magari oggi si trovano a lavorare. Ma avete ricevuto voi qualche segnalazione dalla federazione? Ma nel modo più assoluto. Anche perché, guarda Enrico, purtroppo questa è come al solito, sono delle situazioni che partono probabilmente dal malcontento magari anche di qualcuno che è rimasto male del fatto che non è arrivato a fare il calciatore. Intanto la squadra continua a lavorare anche in questo martedì, nel quale si sarebbe dovuto giocare il match con il Carpi, poi rinviato per il maltempo, probabile data di recupero il prossimo 13 marzo. Il Pescara tornerà in campo sabato al Tombolato per la trasferta di Cittadella, partita nella quale Perrotta sconterà il turno di squalifica e Zeman dovrà scegliere chi tra Gravion e Coda ne prenderà il posto con il francese favorito. In mediana probabile un ritorno tra i titolari di Valzania, mentre in attacco il Boemo dovrà decidere se ridare fiducia a Mancuso e Pettinari, mandati in panchina con la Cremonese.